Ed eccoci qua in onda, benvenuti, bentornati all'incontro, trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Dopo, a proposito di questo, avremo in linea, in collegamento telefonico, il direttore della redazione di Roma. Questa sera una serata speciale, parleremo di abbuffate natalizie, parleremo di post-cenoni, parleremo di diete, parleremo anche di sport. Una puntata veramente ridondante. Prima però di passare a presentarvi gli ospiti in studio, vorrei che la regia mandasse in onda il supporto che abbiamo preparato per la Fondazione Maria Guarino Amoronlus. Grazie regia. Aiutaci ad aiutarti, sostieni la ricerca, fai anche tu una piccola donazione di 8 euro, vieni a ritirare il tuo panettone presso la sede della Fondazione Maria Guarino Amoronlus, sita in Pozzuoli, via Pendio San Giuseppe numero 1, o presso i nostri punti ozono sparsi in tutta Italia. Aiutaci ad aiutarti, con soli 8 euro inizieremo una ricerca su cannabis, ossigeno, ozono, melatonina nel tumore del pancreas. Dai una speranza a chi oggi non ce l'ha. www.amoronlus.com. Allora, noi ringraziamo la Fondazione per il grande lavoro, lo straordinario lavoro che sta portando avanti nella ricerca. A parte glioblastoma, sta lavorando alacremente per iniziare la ricerca sul tumore del pancreas. Devo ringraziare assolutamente, doverosamente, la famiglia Scarpati. Perché la famiglia Scarpati? Perché grazie a loro siamo riusciti a portare delle pompe di calore nella sede della fondazione, dove i pazienti oncologici effettivamente pativano un po' di freddo. La solidarietà è anche questa. Grazie amici, grazie Fabio, grazie Ciro. Torniamo in studio e passiamo a presentare gli ospiti presenti. La nostra giunonica bravissima Rita Mendito, dottoressa psicologa, psicoterapeuta. Abbiamo il dottor Maurizio, una new entry, Maurizio Marassi, medicina dello sport e dietologo, quindi specializzazioni molto particolari, e il dottor Carlo Nunneri, anche lui nostro gradito ospite, biologo nutrizionista. Palla al centro, cominciamo proprio da Nunneri. Nunneri, Natale, già c'è stata una grandissima abbuffata pre-post natalizia, quindi dal 23 al 26, è successo qualcosa nello studio? Ci sono state variazioni di peso? No, diciamo che i miei pazienti in questo momento non vogliono nemmeno sentire la mia voce, quindi mi sa che ripartiamo direttamente dopo il 6 gennaio, insomma, non in questo momento, diciamo, è anche giusto che i miei pazienti siano con i loro parenti, che mangiano con una certa discrezione. Abbiamo dato delle linee guida chiaramente ai pazienti, come non tornare con i chili che normalmente mi tornano, insomma, con la speranza. Le farò sapere dopo il 6 gennaio che cosa è successo. Io spero di averla ancora ospite mio in questi studi. Maurizio Marassi, moltissimi, io vivendo in collina, abito al Vomero, come lei presumo, moltissimi amici e anche diciamo conterranei li vedo la mattina affannare, sudati, correre. Quanto fa bene o quanto può essere pericoloso dopo una buffata mettersi a correre se non si ha una preparazione forte, buona sotto? Allora, c'è da dire che esiste un binomio vincente che è la terapia nutrizionale personalizzata e un'attività fisica adeguata. Quando io parlo di sport, parlo di un farmaco a tutti gli effetti,
Noi parliamo di un farmaco che è l'attività fisica, che deve essere alla base di una rivalutazione metabolica e psicologica del paziente. Quando vediamo queste persone che incominciano a fare attività fisica, sono veramente delle mine vaganti, perché prima di iniziare un'attività motoria adeguata, anzitutto bisognerebbe fare una valutazione generale. Non ci dimentichiamo che chi ha avuto un'idoneità sportiva non l'ha per tutta la vita, ma là per un certo periodo. Ci sono tantissimi atleti, c'è il caso per esempio di Fioravanti, il quale a Sydney 2000 vinse la medaglia di bronzo e dopo 6 mesi fu sospeso dall'attività agonistica perché lui aveva una problematica cardiaca. Moltissimi atleti hanno delle problematiche che sono anche legate, spesso vengono considerate delle atopatie, proprio alla loro attività fisica di alto livello. È chiaro che una persona che viene o dalla vita sedentaria o da un programma di lavoro contenuto va controllato, perché fare sport in maniera inadeguata fa male. Ora dirò una cosa che può sembrare quasi assurda, ma questi atleti di alta competitività fanno un'attività fisica che non fa bene, fa male, tant'è vero che loro acquisiscono una serie di problematiche che si portano spesso per tutta la vita al termine della loro vita, e noi le parliamo. Quindi mi scusi, facciamo un esempio proprio su di me. Io sono un signore mediamente anziano, faccio poco sport, molto movimento fisico, ma poco sport in maniera ordinata. E quindi mangio normalmente, non sono uno che eccede. Se domani comincio a correre, cosa mi può accadere? O se allora, vado a fare una partitina di calcetto? Da fare una distinzione, fare una valutazione se questa persona è o meno in sovrappeso. Perché se questa persona è in sovrappeso, non deve iniziare a fare attività fisica. Deve prima iniziare un profilo nutrizionale disintossicante e dimagrante, dopodiché in tempi precisi deve iniziare gradualmente a fare un'attività fisica. La prima cosa da fare è una valutazione medico-sportiva, cioè una valutazione cardiologica con un elettrocardiogramma di base e dopo sforzo, perché questo ci permette di evidenziare delle problematiche, fare un profilo ematochimico per valutare. Cioè è come una macchina, se noi questa macchina non siamo certi di poter fare un viaggio, non ci incamminiamo. Invece moltissime persone cosa fanno? Incominciano a fare un'attività fisica spesso inadeguata, eccessiva, e associano a questo delle diete drastiche, delle diete anche pericolose, soprattutto dannosissime dal punto di vista metabolico, e quindi sono tutte persone che invece di fare bene fanno male. Quindi io direi, punto di partenza, valutazione medico-sportiva, un elettrocardiogramma, una valutazione clinica, dopodiché si incomincia gradualmente. Va benissimo, grazie. Dottoressa, a lei la domanda è quasi d'obbligo. La tavola è bella, imbandita, poi Natale sono apparecchiate in maniera molto centrità, molto bella. I colori, i sapori, gli aromi che ci stanno rallegrano sicuramente non solo il palato. Però, come sempre, c'è l'altro risvolto della medaglia. Quanto può pesare non solo sulla bilancia, anche psicologicamente, vedersi appesantita dopo questo ponte delle festività, perché si è calcolato che si possano prendere addirittura fino a 5 kg. Diciamo che se una persona sta facendo già un percorso dietologico nutrizionale, ecco che è difficile potersi rincontrare con il nutrizionista e quindi riprendere il percorso fatto. La difficoltà sta proprio nello step iniziale, ma in realtà se noi riusciamo a seguire una dieta nutrizionale e fare queste piccole trasgressioni, ci potremmo rendere conto che mangiare non è poi stato un danno significativo e non è necessario privarsi di questo momento familiare importante, conviviale, come straordinario, delle tradizioni natalizie. Poi bisogna anche chiedersi perché mi sono abbuffata in quel modo, ecco, forse probabilmente non è soltanto il piacere di mangiare, ma molto spesso la necessità di non guardarsi negli occhi ma guardare nel piatto.
Questa è una cosa assolutamente importante. Adesso guardano anche sui telefonini. Quindi, cioè, infatti c'era una diatriba assurda, dove si mette il telefono, a destra o a sinistra? Un'amica mia ha detto no, mettilo nel piatto direttamente. E risolvi, sì, diciamo, buttandola un po' in cacciara. Infatti, al riguardo è stata proprio diagnosticata una depressione in questo periodo, chiamata Christmas Blues, che è molto simile alla depressione stagionale, che proprio in questo periodo nasce, cresce e per fortuna finisce. Bisogna poi riprendere l'attività, la nostra quotidianità, e in questo ovviamente rientrare nei ranghi anche dell'alimentazione. So che c'è una telefonata in attesa, se la regia riesce a passarcela. Sì, pronto? Buonasera Sergio. Buonasera, carissimo direttore, buonasera, grazie per darci un po' del tuo tempo. So che sei impegnato in questo momento in Senato per una questione politica molto molto importante che stai seguendo. Io ho voluto salutarti innanzitutto perché credo che non ci vedremo per le festività dell'ultimo dell'anno, ma soprattutto perché c'hai una notizia bellissima da darci. Napoli News Magazine, se ho capito bene, torna in cartaceo, ma probabilmente torna anche in edicola. Sì, in effetti dopo un decennio ormai siamo al decimo anno fra web e cartaceo, ritorniamo nelle edicole. E niente, in effetti è una battaglia insomma molto molto impegnativa, perché di cui indegnamente faccio parte dei guerrieri di questa battaglia, certo, diciamo. No, perché poi fare la stecca nel coro senza, questo è giusto ricordarlo, senza nessun sostegno pubblico, senza, diciamo, con le nostre forze, solo con i nostri sponsor e con le nostre energie, è molto molto dura, però è una passione, ci siamo scelti, ognuno ci sceglie. Chi fa il giornalista non diventerà mai ricco se lo fa come lo facciamo noi. Direttore, io voglio, abbiamo pochissimo tempo e tu conosci i tempi televisivi, come sarà il tuo cenone, con chi trascorrerai il tuo ultimo dell'anno? Sono un tradizionalista, mi conosci, lo passerò in famiglia. Stavo seguendo attentamente i consigli dei tuoi ospiti in studio. Ah, quindi già eri collegato, benissimo, certo, grazie. Come no. Un privilegio averti come nostro. Ogni tanto do una sbirciata, c'ho tre monitor davanti, quindi ogni tanto vi seguivo. E niente, cercherò di fare tesoro dei consigli che ultimamente praticamente ho bypassato. Infatti quando salgo sulla bilancia il bip mi dice la bilancia ti scaccia, dice scendi che sei pesante, ho capito. Ascolta, diretto, c'è qualche dritta novità dal Senato, diretto, c'è qualcosa? Al momento solo litigi. No, non vorrei, ecco, dare notizie poi senza fondamenti. Piuttosto vorrei anticipare che sul cartaceo in edicola di qui a poco praticamente punteremo il dito sugli ultimi fatti di cui tutta Italia diretto, perdonami, dimmi il titolo della copertina Napoli News Magazine 2019 e diciamo che ci sarà un importante inserto anche sportivo all'interno. Sì, è un po' provocatoria la cosa, c'è bisogno di odio, ecco, l'Italia ha bisogno di odio, questa è una doppia lettura. E praticamente si è passati dal conflitto destra-sinistra al conflitto generazionale e per sfociare poi al conflitto nord-sud. È una chiave di lettura molto simpatica, come usiamo fare, molto leggera, che però lascia riflettere, perché stanno accadendo cose in Italia. Ultimissima cosa, direttore, perdonami se ti interrompo, però so che tu, da grandissimo marpione, vecchia penna del mestiere, in copertina ci sarà una palumella, come diciamo noi nel mestiere, mi ha detto, ci sarà una ragazza bellissima napoletana. Sì, non vorrei svelare il tutto, perché non è... Senza dire il nome, senza dire nome. Una bella sorpresa. Grazie, bella, tra virgolette. Grazie direttore, buon lavoro, grazie del tempo che grazie ci hai dedicato e buon anno. Grazie anche a voi. Ciao. Ciao, grazie ancora.
Allora, divagazione importante perché Napoli News Magazine parlerà, avrà anche uno spazio, quasi sicuramente la dottoressa Menditto, le daremo uno spazio all'interno dove parleremo appunto di, della sua professione, della sua attività e avrà una rubrica dove i nostri lettori scriveranno a lei. E questa è una bella cosa, così in diretta è una sorpresa anche per lei stessa. Quindi stavamo parlando di abbuffate e quindi io avevo detto a Nunneri che gli avrei fatto una domanda carina. Nunneri, mi scusi, moltissimi accusano il Cenone, ma il vero colpevole, mi pare di aver capito, sono gli Zuccheri. Sì, diciamo che il vero colpevole... C'è una ricerca scientifica sotto mano, quindi... Sì, è chiaro che noi aumentiamo l'indice glicemico, aumentiamo chiaramente l'insulina all'interno del nostro corpo e per un fatto squisitamente metabolico è chiaro che ci si aumenta di peso perché non si riesce poi a smaltire tutto ciò che abbiamo mangiato in questo periodo. Però io dico di stare tranquilli, insomma di stare sereni, perché poi non facciamo nemmeno, voglio dire, tutta insomma una sorta mediatica troppo grossa. Cioè, facciamoli mangiare queste persone, almeno da... Tanto io quello che dico sempre, si ingrassa sicuramente da Capodanno a Natale, non certamente da Natale. Quindi ingrassiamo con moderazione. Assolutamente sì, insomma, è chiaro che solamente i due cenoni, quindi quello del 24 e quello del 31, non è che implicano questa grande messa di peso, questo grande ingrassamento. Il problema enorme, chiaramente, l'abbiamo negli stili di vita, nello stile che l'abbiamo nella nostra quotidianità. Insomma, è chiaro che là è fondamentale, come giustamente mi diceva prima il collega, lo sport, farlo in maniera quotidiana, farlo sicuramente sotto controllo, ma l'importante, importantissimo, è avere uno stile corretto di vita ed uno stile alimentare durante l'anno, non certamente il 24 e il 31 stare lì, insomma, a misurare, a pensare chissà chi e chissà che cosa. Ci si ingrassa sicuramente, ripeto, da Capodanno a Natale e non certamente da Natale a Capodanno, insomma questo è poco, ma è sicuro. Perfetto, invece Maurizio Marassi, lei ha un suo, perché lei ha tantissimi clienti che sono degli sportivi, addirittura nazionali, degli atleti molto importanti, che dieta ha suggerito, se ne ha suggerita qualcuna? Allora, io vorrei fare un attimo un inciso su quello che hanno detto poc'anzi. Io la colpa non la do né agli zuccheri né all'aspetto psicologico. Il problema è che purtroppo noi siamo in una realtà sociale di mancanza di cultura. Faccio un attimo un esempio classico. La provincia di Napoli è la prima al mondo per obesità adolescenziale. Questo è un dato grave. Se noi lo andiamo a valutare, al 4% di Bolzano, alla media europea del 6%, alla media della Lombardia che stiamo sul 12%, noi in Campania, ma precisamente nella provincia di Napoli, siamo al 36%. Cioè i nostri adolescenti si aprono la porta a una serie di problematiche. Allora qui possiamo parlare di zuccheri, di psiche, il problema serio è la mancanza di cultura, perché quando si va da un genitore che ha un bambino in sovrappeso, la risposta classica è chi le ha faccia la salute. Questa è la cosa grave. È un po' come dicevano anche le nonne, purtroppo, sbagliando. Che poi i nonni sono quelli che non fanno fare la dieta ai giovani, tra le altre cose. Il problema è proprio questo, c'è un problema importante di mancanza di cultura. E questo è un po' compito di noi operatori sanitari, delle testate giornalistiche, di tutti. Perché se noi riusciamo a far capire l'importanza dei danni che può portare un'obesità adolescenziale, poi ne consegue una serie di cose. E quindi arriviamo agli atleti. Gli atleti sono un po' una zona franca, perché oggi gli atleti bellissima si interessano cosa, moltissimo. Una zona franca mi piace tanto. È una parte veramente, io non potrò mai dimenticare, io ho avuto il piacere di fare le Olimpiadi di Sydney con la nazionale di pugilato e io vedevo questi atleti di altissimo livello in fila. Posso permettermi di dire che lei è stato anche il medico sociale del Napoli Calcio? Per 6 mesi però.
Nel mio curriculum c'è, ma è una cosa che io non ricordo con piacere, perché era un momento molto difficile dove il Napoli incominciava la Serie C, e eravamo proprio all'inizio e c'era tanta difficoltà. Poi per problemi, forse io appartengo a un altro tipo di mondo sportivo, ho ritenuto opportuno abbandonare l'incarico e quindi mi sono dedicato agli altri atleti che io seguo da tanto tempo, i campioni quali Patrizio Oliva, quali i campioni del Posillipo, quali i campioni non ultimo. Lei è stato anche sportivo. Sì, vabbè, ma insomma, di basso livello. Va benissimo, Meditto. Beh, è molto interessante quello che dice il collega, anche se mi piacerebbe approfondire questa questione, perché è vero che è una questione di cultura, ma ci sta anche molto l'aspetto psicologico. Oggi io chiamo così, è un accudimento veloce, food, lo street food di cui parliamo molto. Le mamme hanno questa sensazione di dover accudire i propri figli ed ecco che lo fanno nel minor modo possibile. Mi scusi un attimo, le mamme, lei ha toccato il tasto, la nota dolente, le mamme tante volte prese anche loro dai social, dal lavoro, da tantissime altre cose, danno la classica merendina, il precotto, non c'è più la mamma di un tempo. Sì, quanto, ma... no, la domanda è questa, quanto influisce la pubblicità di questi prodotti sulla logica familiare, proprio di come organizzare la vita dei figli, la vita alimentare dei figli? Sì, ma ovviamente di psicologia in questo c'è molto. Tutto è fa leva su questo, anche molto sui sensi di colpa, no? La famosa pubblicità del mulino bianco, ecco che la famiglia felice fa colazione tutti insieme con la merendina del mulino bianco. Fortunatamente proprio questa pubblicità sta cambiando, nel senso che si vede il tizio che cucina, che fa il cornetto, ma che si prenda esempio da questo e si possa fare tutti insieme una colazione ben fatta, soprattutto fatta con le proprie mani, tutti insieme. È così che la tradizione, la cultura di cui abbiamo parlato, si trasmette, trasmettendo delle proprie tradizioni date dalle nonne, che adesso non fanno più insieme ai propri nipoti il famoso casatiello, i struffoli, dove i bambini erano quelli che facevano le palline, no? Ma si va al bar o al ristorante a comprarli direttamente. E questo è quello che è cambiato, che purtroppo in questa società dove lo stress ormai c'è da padrona, la mancanza di tempo proprio. Sì, cerchiamo comunque di accudire le persone. Prima, 24 ore oggi, quindi non so cosa sia modificato se non la logica dei... Io volevo un attimo avvalorare quello che ha detto la collega, chiaramente un aspetto psicologico. Io ti faccio due esempi. Primo, il bambino che piange gli viene messo il ciucciotto col miele e quindi questo già è un atto sbagliato, no? Però ti racconto una cosa che mi è capitata a me. Io spesso vado nelle scuole medie a parlare con i ragazzi per spiegargli la scienza dell'alimentazione, quali sono le cose. E in queste spiegazioni che andavo a fare, un giorno sono stato bloccato da un ragazzo il quale ha alzato la mano e mi chiede: dottore, lei mi sta parlando di tante cose, ma le merendine ce le date voi giovani, voi adulti. Allora, se noi diamo notizie, abbiamo ormai un mondo intorno che ci dà tutta una serie di segnali completamente sbagliati. E il guaio è proprio questo, che il business è in certe cose che fanno male. Quindi se non c'è censura di determinate cose, basta pensare chi parla per televisione e scienza dell'alimentazione, ormai per l'alimentazione parlano tutti. La Lambertucci ha fatto un libro, quindi che probabilmente non ha nessun titolo per farlo. L'alimentazione è una cosa importante, noi non possiamo sottovalutare l'aspetto alimentare. E se noi per primi non ci diamo delle regole, noi purtroppo andremo incontro a una serie di problematiche cliniche gravi. E il 36% della provincia di Napoli è un segnale. Questi bambini diventeranno potenzialmente il 36% di obesi e il più di loro saranno obesi gravi. Quindi spese sanitarie e tante altre cose. Quindi un carico importante per la sanità, nazionale oltre che territoriale. Invece una cosa io coglievo, perché ho sentito parlare di marche, quindi io non le ripeterò, di solito quando poi si rivolge al mercato per accontentare i bambini si sceglie sempre
la marca più importante, e poi alla fine scopri che probabilmente contiene degli additivi pericolosissimi. Io sto facendo, mi è stata commissionata una ricerca sul talco della Johnson & Johnson, che è stato scoperto addirittura il talco per neonati contiene l'amianto e quindi è altamente cancerogeno. In America è scoppiata una bomba tremenda. Non c'entra niente con l'alimentazione, però anche nei prodotti alimentari molto spesso ci stanno dei prodotti pericolosissimi. Assolutamente. No, e infatti mi volevo collegarmi sia alla psicologa che al dottore. Cioè l'aspetto fondamentale è quello della materia prima, quindi tornare di nuovo come le nostre nonne, andare a ritornare alla cucina, al prodotto primario, quindi al panettone che si faceva tanti anni fa la nonna per evitare le merendine. Io come il dottore, pure io vado nelle scuole, stiamo cercando di fare di tutto per togliere praticamente dalle scuole le merendine e mettere la frutta, ci stiamo quasi riuscendo, quindi mettere praticamente i contenitori, quelli che ora ci sono le merendine, di mettere la frutta. Quindi a ritornare a scoprire proprio la materia prima. Gli americani, i bambini americani non sanno che le patate praticamente sono dei tuberi e la forma, sanno che sono fatte a bastoncelli. Questa cosa è drammatica, parecchi bambini non sanno proprio i pinoli da dove vengono. E quindi l'aspetto fondamentale, quello dicevo prima la psicologa, è della famiglia, di ritornare a conoscere la materia, dello stare assieme, di cucinare, è fondamentale proprio per l'aspetto appunto di stile di vita, come io dicevo prima. E ritornando pure a quello che poi diceva il medico, quindi il dottore, è chiaro, è fondamentale che un bambino obeso sarà un futuro danno sanitario, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista umano. È chiaro, ma là molto probabilmente il padre è obeso, la mamma è obesa, e molto probabilmente è un fatto di stili di vita, di stili alimentari. Abbiamo parlato di come ingrassare, abbiamo parlato anche di cosa non fare, perché lo sport fatto in una certa maniera può fare sicuramente più male che bene, ma attenzione alle diete, perché stanno tantissime diete in giro improvvisate, quella del ghiaccio, quella dell'anguria, quella dell'ananas, lei le conosce tutte meglio di me. Le diete sono personalizzate, lei, se non sbaglio, ho visto una sua cartella, sono scritte anche sulla cartella, la dieta che va bene per una è personalizzata, non può andare bene a un altro soggetto. Esiste una dieta, non voglio dire generica, che possa però far bene un po' a tutti? Ma sicuramente esistono. Disintossicante. Ma sicuramente esistono allineamenti nutrizionali, che sono delle cose che noi diamo, per esempio, ai gruppi. Esistono dei lineamenti nutrizionali che indicano alle persone come è giusto seguire delle indicazioni ed evitare delle altre. Il problema purtroppo è che nella vita frenetica di oggi è difficile. A questo poi si mettono anche le istituzioni, perché frequentemente alcuni ragazzini in scuole elementari che fanno il dopo scuola, gli viene imposto il pasto della refezione scolastica e non gli viene concesso di portare il pasto da casa. Questa è una cosa gravissima, ci sono molti presidi intransigenti che si attestano sul fatto che queste diete sono soltanto per diabetici, celiaci, persone normali, e non sanno che ci sono anche persone che hanno altre problematiche. Quindi il problema culturale dell'alimentazione è un problema molto complesso e purtroppo oggi se ne parla molto ma male, e quindi dobbiamo cercare di fare di tutto in tutti i modi, perché se noi riuscissimo pian piano a dare un'educazione alimentare alle persone, capire che per esempio prima di fare una terapia nutrizionale si devono fare gli esami ematochimici. Questo è un atto clinico obbligatorio, e invece si continua ad avere le diete dall'estetista, dal personal trainer, i quali pericolosissime. Si arrogano delle grandi responsabilità. E la prima fra tutte, non ci dimentichiamo che noi siamo ancora il territorio dove ci sono dei personaggi che danno farmaci dimagranti. Quindi questa è una cosa gravissima, ma non vorrei aprire questa. Il problema fondamentale è che oggi dare una dieta
è come dare una terapia farmacologica, soltanto che invece di usare l'aspirina o la tachipirina, noi usiamo l'alimento che è un farmaco a tutti gli effetti. Perfetto, noi siamo veramente in chiusura, il tempo è volato. Nunneri? Volevo solo confermare chiaramente... Io ho un flash anche per la dottoressa. Confermare quello che giustamente diceva il collega. L'importante però è sottolineare che i piani alimentari, e giustamente il parterre lei non l'ha fatto apposta di mettere un biologo e un medico, che il piano alimentare lo può redare solo ed esclusivamente o un biologo, un nutrizionista o un medico. Tutte le altre figure non possono farlo. Quindi voglio dire, diciamo alle persone di possono di provocare dei danni gravissimi. Assolutamente, assolutamente. Allora, quindi è giustissimo quello che diceva il medico. Grazie. Mendito, no, una cosa. La dieta, quando io vengo da lei, sono un ciccione, due sono gli effetti. O sono contento di venire da lei per poter dimagrire o sono scontento di venire da lei perché devo dimagrire. E infatti si collega assolutamente all'idea che avevo, perché il problema nasce proprio dalla parola etimologica. Sto a dieta, no? Ma che vuol dire stare sembra a dieta? Sembra una privazione. Assolutamente, ma in realtà quello che almeno io con la terapia integrata che faccio insieme alla collaborazione dei nutrizionisti è proprio imparare a migliorare la relazione che ho con il cibo. Il cibo è una delle prime fasi dell'accudimento, nasce nella persona e inizia ad avere questo rapporto con il cibo attraverso il latte materno. Sì, è da lì che poi tutto si sposta, ed ecco che la parola dieta viene vista come una sorta di vado in carcere e poi torno. Va benissimo, allora noi siamo in chiusura, come avevo detto voglio fare i miei personalissimi auguri di buon anno a tutti quanti voi, in modo particolare a chi soffre e pare, mi riferisco ai pazienti della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus, ma a tutti quanti, quindi grazie ancora per averci seguito in queste prime 11 puntate. Devo darvi una brutta notizia, noi continueremo purtroppo il ciclo di trasmissioni, perché i dati, i numeri ci stanno dando ragione, stiamo andando veramente benissimo, e questo quindi io ringrazio, sono tantissimi gli amici che in rete ci stanno seguendo, ci stavano tantissime domande, mi scuseranno se non sono riuscito a farne neanche una, veramente noi andremo avanti fino ai primi di febbraio. Grazie ancora a tutti quanti, grazie agli ospiti in studio, grazie anche ai nostri straordinari sponsor. Pubblicità, buon anno a tutti quanti.